Ciao a tutti e ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per questa nuova puntata dedicata agli acquisti e i recuperi di aprile. In questa prima puntata ho un po' di acquisti da farvi vedere. Io vorrei iniziare subito con un film italiano, un Blu-ray che avevo messo nella mia lista. Attendevo che il prezzo calasse, ovvero il film in questione, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, un film drammatico, con un tocco di thriller diretto da Elio Petri nel 1970. Questo film che vede come protagonista l'attore Gian Maria Volonté, a mio parere è davvero un capolavoro del suo genere, una grande interpretazione appunto dell'attore Volonté, film che peraltro vinse anche l'Oscar come miglior film straniero, inoltre ottenne anche una candidatura come miglior sceneggiatura, però vinse anche il premio, il Grand Prix al Festival di Cannes. Che dire di questo film? Questo film, che peraltro fa parte di una trilogia diretta sempre dal regista Elio Petri, infatti successivamente a questo film dirigerà anche il film La classe operaia va in paradiso e La proprietà non è più un furto, che diresse poi nel 1973. Però a mio parere questo è il film migliore dei tre. La trama del film, non voglio spoilerare troppo per chi non l'avesse visto, ma parla appunto di un commissario di polizia interpretato appunto da Volonté che dopo aver ucciso la propria amante si trova a dover indagare proprio sul suo stesso caso, diciamo. Di fronte ci troviamo ad una ottima edizione distribuita dalla Lucky Red, ci troviamo di fronte a un nuovo restauro fatto dalla Cineteca di Bologna in 4K, quindi fortunatamente per una volta tanto ci troviamo di fronte a un prodotto italiano perché, vabbè, a parte non ha un packaging particolare, un semplice Amarai, però ci sono diversi contenuti extra molto interessanti. Arriviamo quasi alle 2 ore di contenuti extra che tra poco vedremo insieme. Quindi, a mio parere, è davvero un ottimo lavoro. Sarebbe bello poter avere anche tantissimi altri film di quegli anni, sempre ricchi di contenuti extra e ottimi master, sarebbe davvero ottimo. Per quanto riguarda i contenuti all'interno di questa edizione, la traccia audio l'abbiamo sia in DTS HD 2.0 che in Dolby Digital 2.0, sottotitoli sia in italiano che in inglese. Arriviamo appunto a parlare dei contenuti extra. Il contenuto più ricco è il primo, ovvero Indagine su un cittadino di nome Volonté, dedicato appunto all'attore Gian Maria Volonté. Dura quasi 1 ora, 57 minuti. Si vede comunque che non è un documentario recentissimo. Dopodiché invece abbiamo una bella intervista a Ennio Morricone, il compositore Morricone, che dura 19 minuti. Questa, diciamo, è già un po' più recente come intervista, molto appunto interessante. Parla del suo rapporto anche con il regista Elio Petri, un aneddoto interessante sul fatto che Petri, prima di iniziare il lavoro, vuole parlare appunto con Morricone, gli disse che lui in ogni film ha sempre cambiato il compositore, quindi questo sarà il suo primo e unico film con Morricone. Morricone stava bene, però il fatto è che dopo questo film Petri volle in tutti i suoi film successivi sempre la colonna sonora composta da Ennio Morricone. Dopodiché abbiamo un altro contenuto extra, un'altra intervista, questa volta con Paola Petri e Marina Cicogna, anche questo dura intorno ai 20 minuti. Poi abbiamo un'intervista fatta da parte della televisione uruguaiana a Gian Maria Volonté. Questa è stata fatta nel 1992, è stato spezzettato in 5 fasi. Bene o male avrebbero potuto fare un montaggio unico perché si tratta di durate che vanno dai 3 ai 2 a 1 minuto, quindi è un po' scomodo pure dover ogni volta ricominciare a rivedere l'intervista successiva perché non si può mettere e riproduci tutto insieme, diciamo. E praticamente le domande vengono fatte in lingua locale, uruguaiana, e la risposta però da parte di Volonté è in italiano. Quindi complessivamente stiamo parlando di circa 110-115 minuti di contenuti extra piuttosto interessanti. Io ho visto principalmente il documentario su Volonté, molto interessante, quella su Morricone, mi manca ancora quella fatta a Paola Petri e appunto quella della televisione uruguaiana. Vi mostro anche il retro dell'Amarai.
E quindi passiamo adesso al prossimo prodotto che mi sono arrivati in questi giorni. Il primo è la Special Edition dedicata al film I Sette Samurai, un'edizione molto attesa perché è stata posticipata un sacco di volte e questa però la voglio spacchettare insieme a voi. Allora, spacchettiamo finalmente questa edizione dei Sette Samurai della Sinister. Ecco qua, quindi film di Akira Kurosawa, questa è una pellicola ormai che a breve compierà 70 anni perché è un film del 1954. Abbiamo quindi questa edizione che comprende lo stesso master utilizzato dalla Criterion, anche quasi tutti i contenuti extra presenti in questa edizione sono simili quasi tutti alla edizione Criterion, manca giusto qualcosina. All'interno c'è anche un booklet di 24 pagine. Vediamo più da vicino che cosa contiene, quindi il film in giapponese 2.0 DTS HD, c'è anche l'italiano in 2.0 DTS HD, formato 1.33, appunto i contenuti in lingua originale sono con i sottotitoli in italiano e abbiamo sia la versione da 105 minuti che quella da 207, quindi oltre 3 ore di film. Diamo un'occhiata all'interno. Abbiamo questa slip non robustissima, però va più che bene. E qui abbiamo la Marai che ha lo stesso artwork della slip, non cambia nulla. I Sette Samurai. E all'interno abbiamo il booklet e i tre dischi. Quindi qui sulla sinistra abbiamo la versione integrale. Qui abbiamo la versione cinematografica italiana e qui invece è dedicato questo disco ai contenuti extra che vedremo tra pochissimo. Prima di vedere i menu, diamo un'occhiata anche a questo booklet presente in questa edizione, è un booklet di 24 pagine. Il booklet che è scritto da Marco Giusti, che è lo storico autore dei programmi come Blob e anche di Strakult. Abbiamo diverse immagini, molto testo che leggerò volentieri. Avvicino un po'. Questa pellicola io non l'ho mai vista, quindi né l'edizione più corta né quella integrale, quindi sono curioso, non sono mai stato sinceramente un amante di questo genere di film, però è arrivato il momento di vederlo questo cult. E quindi adesso diamo un'occhiata al menu dei contenuti speciali. Appena una volta inserito il Blu-ray dei contenuti extra, ci troviamo appunto il menu in movimento con le immagini in bianco e nero del film. Come primo contenuto extra ci troviamo il documentario My Life in Cinema, un'intervista di quasi 2 ore al regista Akira Kurosawa. È un'intervista, come possiamo vedere, abbastanza datata, in qualità SD. Sono appunto i sottotitoli in italiano, mentre poi abbiamo il dietro le quinte del film. Anche questo, fortunatamente, ci sono i sottotitoli in italiano. Anche questo è un extra presente nell'edizione Criterion. Questo ha una durata di ben 49 minuti. Infine poi abbiamo il teaser del film, i trailer cinematografici e la galleria fotografica. Sempre da parte della Sinister è uscito in contemporanea ai Sette Samurai anche il film Piano Piano Dolce Carlotta. Questo film che è stato diretto nel 1964. Qui abbiamo due grandissime attrici come Bette Davis e Olivia De Havilland. Qui praticamente inizialmente doveva essere un seguito del film che fino ha fatto Baby Jane, ma dopo la morte dell'attrice Crawford si decise appunto di sostituirla con l'attrice Olivia De Havilland e decisero anche di modificare la sceneggiatura e di cambiare anche il titolo. E quindi ci troviamo di fronte a questo bel dramma thriller, diciamo, che io ho visto tantissimi anni fa su una rete privata e rimasi piuttosto coinvolto durante la visione, però
però dopo quel giorno non l'ho mai più rivisto questo film, e adesso grazie alla Sinister ho avuto modo di acquistarlo e sono contento di averlo fatto. Quindi diamo un'occhiata anche in questo caso, più da vicino, lo spacchettiamo insieme. Diamo quindi un'occhiata a questa edizione Sinister, spacchettiamo. Come già possiamo notare rispetto all'edizione dei Sette Samurai, abbiamo un'edizione diciamo più sottile, meno cicciottella, anche perché qui stiamo parlando di un'edizione a disco singolo, mentre i Sette Samurai è un'edizione a tre dischi. Diamo un'occhiata più da vicino all'artwork utilizzato dalla Sinister, piano piano Dolce Carlotta, le tre interpreti protagonisti del film, regia di Robert Aldrich. Ecco qua, e questo è il retro con l'immagine dell'attrice Bette Davis. Anche qui abbiamo il booklet con diversi contenuti extra, magari non ricchi come l'edizione dei Sette Samurai, ma comunque ci sono un po' di contenuti. Diamo un'occhiata all'Amarai che c'è all'interno. Ecco qua, il disco è già staccato. Quindi appunto disco singolo. Sul retro abbiamo anche un'immagine, eccola qua. E vediamo un po' cosa c'è in questo booklet. Questa pellicola, anche questa come Sette Samurai, sempre in bianco e nero, sempre di Marco Giusti. Il titolo originale Hush Hush Sweet Charlotte, quindi il titolo italiano è praticamente la traduzione del titolo originale, a volta tanto. La mano mozzata, questa non la ricordo ancora. Davvero bravissima l'attrice Bette Davis, che ha anche recitato nel film italiano Lo scopone scientifico insieme ad Alberto Sordi. E questo è il booklet. Ora diamo uno sguardo anche qui al menu di questo Blu-ray con i contenuti speciali all'interno. Quindi inserendo l'unico disco presente in questa edizione, che comprende sia il film che i contenuti extra, troviamo anche qui un menu in movimento con le immagini in bianco e nero del film. Troviamo la sezione capitoli, poi setup, dove abbiamo la lingua inglese con DTS HD, quella inglese con il Dolby Digital, sottotitoli. Mentre sul lato destro abbiamo la lingua italiana DTS, italiano in Dolby Digital. Passiamo adesso ai contenuti speciali. Per prima cosa abbiamo un making of, un dietro le quinte sottotitolato in italiano. Come durata abbiamo 22 minuti. Qui abbiamo la figlia del regista Robert Aldrich. Extra successivo abbiamo un dietro le quinte, anche questo è sottotitolato in italiano, come durata è molto più corta, questo dura appena 5 minuti. Infine abbiamo un'intervista con l'attore Bruce Dern, questo extra, anche questo con i sottotitoli, ha una durata di 13 minuti. Poi vorrei mostrarvi anche una vecchia edizione Digibook di un grandissimo film di Sergio Leone, C'era una volta il West. Questo DVD ce l'avevo nascosto tra i meandri dei scatoloni che ho riempito di DVD, perché ogni volta che inizio ad acquistare i Blu-ray, chiaramente devo far spazio poi a quell'edizione e togliere tutti i DVD che ho qui sotto negli scaffali inferiori. E li metto chiaramente in delle scatole, e quindi rovistando in alcune scatole ho trovato questa edizione di cui mi ero proprio dimenticato. Durante il mio ultimo video, il primo video dedicato alla mia collezione, avevo mostrato velocemente questo Digibook e mi è stato chiesto di
poterlo mostrare più dettagliatamente, visto che all'interno c'è un libro. Quindi voglio dedicare i prossimi 2-3 minuti a questa edizione. E quindi, su richiesta, diamo un'occhiata all'interno di questo Digibook del film di Sergio Leone, il quarto film sul genere western diretto da Leone. Qui abbiamo anche qui un cast strepitoso: Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, insomma, un grande cast per un grande film. Peraltro la sceneggiatura sta scritta in collaborazione con Bertolucci e Dario Argento, qui appunto i due interpreti del film, Fonda e Bronson. Indimenticabile la colonna sonora, con tutti gli altri film di Sergio Leone, sempre composta da Ennio Morricone. Vediamo un po' le immagini all'interno. Henry Fonda, che non aveva mai diretto un ruolo da cattivo nella sua carriera, e qui la interpreta in maniera davvero magistrale. C'è molto testo, però anche diverse immagini. Qui abbiamo la bellissima Claudia Cardinale, ecco qua, qui una scena con Fonda. Questa edizione era uscita nel 2007, questa edizione Digibook. Edizione restaurata, niente male come edizione all'epoca, quando appunto ancora il Blu-ray non aveva preso il sopravvento rispetto al DVD, special edition con DVD e libro. Ecco qua. Peccato per la mancanza dei contenuti extra, purtroppo. Come al solito, a differenza invece delle edizioni estere, come ad esempio quella tedesca, che ha piuttosto dei contenuti extra abbastanza numerosi. Quindi speriamo che prima o poi esca questa edizione in 4K, non sarebbe niente male. Visto che stiamo parlando di Sergio Leone, vorrei mostrarvi anche un libro che ho acquistato sul regista romano, ovvero La Rivoluzione Sergio Leone, questo bel libro che è uscito l'anno scorso, un libro piuttosto ricco di 300 pagine, di cui adesso voglio farvi vedere giusto un assaggio. Vediamo quindi più da vicino questo libro uscito appunto l'anno scorso, La Rivoluzione Sergio Leone, a cura di Gianluca Farinelli e Christopher Freiling, l'esperto estero, diciamo, di Sergio Leone. Presento in diverse interviste nelle edizioni estere, tra cui anche quella tedesca. In questo libro di circa 300 pagine, apriamolo, edizione che avevo adocchiato già da un anno, ma il prezzo era intorno ai 30 euro, l'ho trovato intorno ai 22 euro, e quindi l'ho voluto acquistare. In questa pagina possiamo vedere l'iconico titolo di testo del film Il buono, il brutto e il cattivo. Qui abbiamo l'indice, quindi vi dico già subito che la prima parte è incentrata più che altro sulla sua carriera e sulla sua vita privata, mentre la seconda parte del libro sono numerose interviste a tante persone che hanno lavorato con lui, ma anche tanti suoi colleghi come Quentin Tarantino, come Martin Scorsese, lo considerano appunto un modello. Qui iniziano un po' tutte le interviste che vengono considerate le testimonianze. Quindi abbiamo Clint Eastwood, Ennio Morricone, Carlo Simi, Tonino Delli Colli, Sergio Donati, Lee Van Cleef, Alberto Grimaldi, Claudia Cardinale, Eli Wallach, Luciano Vincenzoni, James Woods, Elizabeth McGowan, Bernardo Bertolucci, Aaron Milchan, Dario Argento, Claudio Mancini, Scorsese e Tarantino. Infine poi abbiamo verso la quarta generazione, dove vengono intervistati i parenti stretti di Sergio Leone. Ci sono davvero tantissime belle immagini, anche di dietro le quinte dei suoi film, i prima e dopo, i prima di aver girato i film di Leone e dopo.
molte immagini anche appunto della vita privata di Leone, qui abbiamo i genitori, per quanto riguarda il papà Vincenzo Leone, che in arte si chiamava Roberto Roberti, anche lui regista. Qui un'immagine del film Ladri di biciclette, dove Leone faceva l'aiuto regista e ha anche partecipato a una particina dove faceva il sacerdote, il prete, dove lo vediamo sulla destra. Qui sul set del Colosso di Rodi, la carta d'identità di Sergio Leone, infatti vediamo sopra a sinistra professione aiuto regista cinematografico. Qui invece sul set del Buono, il Brutto e il Cattivo, Eli Wallach, sempre nello stesso film. Qui vediamo il famoso libro che Leone aveva sempre con sé, un libro con tante immagini storiche sulla guerra, che usava appunto per poter riprodurre quelle immagini nei suoi film. Qui abbiamo alcuni estratti. Qui invece abbiamo una bella foto, delle belle fotografie tratte dall'inizio alternativo, che doveva essere del film Per un pugno di dollari, dove praticamente si vede Clint Eastwood che dà un calcio a un signore per rubargli appunto il famoso poncho che vediamo nel film, che però non è stata mai inserita. Qui abbiamo Robert De Niro in Un c'era una volta in America, altre immagini dal film, foto con Terence Hill nel film Il mio nome è nessuno. Andiamo un po' avanti, che ci sono tantissime immagini bellissime, però non voglio perdermi. Ecco qua, che vediamo la dedica che Clint Eastwood ha fatto a fine film Gli Spietati, dedicandolo appunto a Sergio Leone e a Don Siegel, due suoi maestri. Altre immagini, quello Buono, Brutto e Cattivo. Ci sono oltre 300 immagini qui, alcune immagini del film Per un pugno di dollari, il primo film della trilogia del dollaro. E qui c'è una sequenza del trucco su Robert De Niro, dell'invecchiamento nel film C'era una volta in America. Da Leone avrebbe voluto girare anche un film sulla guerra di Stalingrado, ma purtroppo la sua malattia non gliel'ha permesso ed è deceduto alla fine degli anni Ottanta. E qui iniziano appunto poi le varie testimonianze. Le interviste durano circa 4-5 pagine, chi più chi meno. E sono piuttosto interessanti. Intanto io ho letto quella fatte a Clint Eastwood, quella a Tarantino, quella a Scorsese, devo ancora leggere tutte le altre, anche perché il libro mi è arrivato davvero di recente, quindi non ho avuto modo di leggerlo tutto. Ecco qua. Questo libro che ricordo è ancora disponibile su Amazon. Io l'ho preso a 22 euro. Attualmente, prima di fare questo video, visto che costa intorno ai 24, quindi è un libro altamente consigliato. E visto che siamo in tema di libri, voglio mostrarvi un altro bel libro che ho acquistato tempo fa ed è un libro dedicato agli Academy Awards, agli Oscar. Questo libro, che è un'edizione non ufficiale, quindi diciamo non autorizzata proprio dall'Academy Awards, ma è un libro creato perfettamente con davvero tutti i dati possibili, molto curata, quindi dalla prima edizione del 1927 fino all'edizione del 2013, perché questo comunque è un libro che è stato fatto nel 2014, è uscito appunto 7 anni fa. Però ci terrei, visto che aprile quest'anno gli Oscar
verranno trasmessi ad aprile, quindi vorrei mostrarvi questo libro. Gli Academy Awards, ovvero la notte degli Oscar, appuntamento ormai classico, annuale, dedicato ai premi sui film cinematografici, iniziata negli anni 20. Questa appunto è un'edizione non ufficiale da parte dell'Academy, però vi dico che è davvero, davvero fatto bene, molto dettagliato, anche per chi non capisce l'inglese. Comunque ci sono, diciamo, tutti gli Oscar e le nomination durante questi quasi 100 anni di Academy. Davvero tantissime sono le immagini presenti in questo libro. Edizione purtroppo che non c'è in lingua italiana, soltanto in lingua inglese, e arriva appunto fino al 2013, in quanto è stato pubblicato nel 2014. Andiamo un po' negli anni nostri. Quindi 1984 con il film Amadeus, 1987 quando vinse L'ultimo imperatore di Bertolucci, Rain Man, e sono quasi 400 pagine. Ecco qua, vediamolo bene anche sul retro. Pagato tramite Amazon 19 euro, però l'ho acquistato diversi anni fa, quindi non so se è ancora disponibile e quanto possa costare attualmente questa edizione. Bene, termina qui questo video di acquisti e recuperi di aprile, anche se chiaramente c'è sempre qualche titolo acquistato anche in precedenza. Io niente, vi ringrazio di aver seguito questo video. Ricordo per chi ancora non si è iscritto al canale di farlo. Accendete anche la campanellina, attivatela in modo che non appena verrà inserito un nuovo video sarete avvisati quanto prima. Io ringrazio ancora, ci vediamo molto presto per un altro video unboxing e alla prossima.